walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Capelli. Buon mercoledì, papere! Come stiamo? Andiamo? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo caldi? Siamo carichi? Ma che cazzo è questo ciuffo di merda che c'ho qua? Che cazzo è questo ciuffo orribile che c'ho messo tutto sbilenco? Mio Dio! Allora, papere! Stasera abbiamo della bella robina da guardare, poi vabbè, iniziamo sempre con un po' di Giorgione per scaldare la situazione. Gistalla, grazie per la salva, inutile per il palatino! Allora, prima cosa, come sempre, indiscutibilmente, indissolubilmente, noi ci prepariamo l'vlap. È uscito anche il nuovo gusto, l'Ice Out, e lo proviamo subito per vedere com'è. Vediamo subito com'è, la voglio dire. Andrea, ma in ingegneria aerospaziale c'è più matematica o fisica e chimica? Allora, chimica penso relativamente poca, matematica e fisica sicuramente ce ne sarà una quantità industriale, specialmente matematica. Quindi sì, ti aspetta un bel po' di robina da fare. Carlo, grazie per i due, bentornato, trovo per Martino! Allora, no, ci prepariamo la level up col nuovo gusto. Si shakerà di violenza, attenzione! Nell'occhio. Hello there. Buono. Vi ricordo che c'è il codice sconto Andrea Del su tutti i prodotti level up, papere. Allora,
Nardo, grazie per i due, bentornati per Mate Patino. Allora, controlliamo che tutto quello che ho preparato sia in ordine, come deve essere, ovviamente. Sehr gut, bene. Io direi di passare immediatamente a un bel giorgione per riscaldarci un po' tutti insieme, come riscaldamento iniziale. Qui abbiamo il coscio d'agnello al forno con patate arrosto. Io ho molta paura di sapere come il buon Giorgione preparerà questo delizioso coscio di agnello con patate arrosto. Come minimo ci vorrà del burro. Con sopra della pancetta e dello strutto. E molto olio per ammorbidire il tutto, altrimenti non si può fare. Agnello. Però non dirmelo Sir così. Andre, come va? Come faccio a far aprire il mio ragazzo? È un tipo molto chiuso, parlo di sentimenti. Patatina, se è fatto così è difficile che si apra, non si possono cambiare le persone. Grazie per il patatina. Only Limit, grazie per i 4, bentornato per male, patatino. Il compito delle donne è quello di provare a cambiare gli uomini, il compito degli uomini è quello di farle fallire sempre. Quindi più o meno questa è la relazione, capito? Questa funziona così, anche perché molto spesso quando gli uomini cambiano le donne si stufano. Quindi, però più o meno diciamo che in sintesi il discorso è quello. Le persone non si possono cambiare. Si possono alleviare, magari ammorbidire qualche tratto, smussare qualche tratto, ma cambiare è impossibile. Ciao Andre, cosa ne pensi del sistema di credito sociale cinese? Te lo devo proprio dire o ci puoi arrivare da solo? Grazie per il cifratino. Molti mi hanno chiesto, Stefano, Roberto, Igino. Che cazzo è sta gente? Perché c'è la gente che fa le richieste a Giorgione e io no? Scusami. Maxan, grazie per i 4. Psycho, grazie per i 2. Ralfor, grazie per la sub. Benvenuti, bentornati. Tra l'altro, patatini. Sono che hanno passione per gli agnelli ed è una gran bella bestia. Questo è un coscio di un agnello molto bello, pascolatore. Agnello si fa per dire perché questo è un pochetto adulto, perché vedete che il colore non è proprio bianchissimo. Però vabbè, ci interessa quello. Perché? Perché è più saporito. Abbiamo il tempo per cuocerlo, che lo cuoceremo insieme alle patate. Ma prima di tutto questo, bisogna fare una sorta di intrugliazzo. Certo, allora l'intrugliazzo sarà burro, olio, strutto e lardo, come minimo. Quindi io mi spiumerò. Vabbè, tanto ci spumiamo un po' di erbette aromatiche. Un po' di questo rosmarino. Vabbè, fino a qui, questo di base. Anche quest'altro, il prostrato, che è profumatissimo, poi in questo momento, strano a dirsi, qui si è girato il mondo, c'ha già i fiori. Va bene, fino a qua le erbette ci stanno. Poi ci mettiamo un po' di finocchietto selvatico. Va bene, anche questo ci sta come erbetta. Poi ci mettiamo un po' di salvia. Ci ho capito, però Giorgione, abbi pazienza, te per fare le tue ricette uno deve avere un orto in giardino. Che cazzo? Cioè, quante cose, scusami, uno deve avere letteralmente un orto in giardino, sennò... Un nulla... Benissimo. L'altra salvia, perché la salvia violetta tu dici sei la grazie per i sette, ben trovato per male Martino. Fasce aromatiche diverse e noi ce le mettiamo perché ci piacciono. Un granello di ginepro. Ah, va bene. Un nulla di pepe rosa e pepe verde. Specifico, merda. Micchia, devo fare. Per fare una ricetta di Giorgione, devo andare alla Conad, svuoto il reparto erbe. Cioè, vado lì, apro la mano e tiro giù tutte le erbe che trovo. Ecco. Infinity, grazie per la sabbia. Nutra per male, Palatino. Vabbè, fino al sale grosso va bene, quello che è. Una scorzetta di limone scrupolosamente non trattato. Va bene, anche questo si può provare easy, dai. Dà senso di freschezza all'intruglio. Molto Ciccio, bene. Grazie per la sub, benvenuto a Barmai, Patino. Poi togliamo questo. Ok, togliamo tutte. Sì, quello lo diamo alle capre. Ecco, se non vogliamo la ciccia. Sprecare. Sua maestà ha questo bellissimo lardo. Sua maestà il lardo, questa non l'avevo mai sentita. Si dirà sicuramente così, ma io sua maestà il lardo non l'avevo mai sentita in tutta la mia vita. Proprio mai. Sua maestà il lardo. Naturalmente ne prendiamo per fare il battuto. Io dai, almeno tre fettine. Facciamo una, due, dai, almeno tre fette ci stanno. Tre, quattro e cinque. A tutto! Ma come? Ma tutto! Ma questo è un chilo di lardo, ma Giorgio!
scusa, ma questo è un chilo e mezzo di lardo, ma scusami, ma... Lo prendiamo tutto. Lo scotichiamo. Beh, quello ci sta, perché la cotica è magra, è comunque duretta. Va bene, comunque ci sta, ci sta. Ascolta, non mi puoi mettere la pubblicità. Ascolta, non mi puoi mettere la pubblicità di gente che fa footing quando sto guardando una ricetta di Giorgione. Cioè, è incoerente, voglio dire. Non siamo coerenti con la realtà, quindi cerchiamo di essere anche coerenti. Cioè, mettiamo pubblicità al McDonald's, voglio dire. Oddio. Ecco qua. Ciao Andre, mio caro, vorresti dire a tutti quanto ti pago per parlare bene dei vaccini? Ah, Bill Gates. Comunque, hai sentito cosa è successo con Maria Sofia, dei collegiali? No. Non durante il programma, sono entrati in camera sua durante un rapporto per poi dire tutto alla madre. Grazie per il circolatino. No, non sapevo niente. Dopo ci guarderò, però alla fine è sempre gossip, quindi me ne sbatto altamente il cazzo. Però dopo ci guardo, grazie per il circolatino. Là, dai lì, ho detto. Ecco. Molto, molto bene. Io ci metterei anche un filo d'olio aromatico su questo lardo, perché mi sembra che non sia abbastanza abbastanza saporito. Link, grazie per la sub, venuto per male, partito. Ecco. Io faccio il mio peperoncino, quello mischiato. Ah, lui lo fa una proprio. Una polvere alzata. Vabbè. Accendiamo. Mm-hmm. E mandiamo proprio... giù. Ah beh, diretto, tutto proprio quanto, ci fa... Un po' di aromi, fa, un po' di lardo. Un po' di aromi, un po' chilo. Di lardo. Un chilo. Giù. A metà strada ci buttiamo dentro un po' d'aglietto. Taglio. Beh, ci sta. Lì. Che spettacolo, quanto profuma. Ah, profuma, questo profuma. Battuto, se voi lo fate... In dosi generose ve lo tenete lì in frigorifero? Non succede niente. Dosi generose, e con te finisce in fretta, Giorgio. Hai usato un chilo. Se seguiamo le tue ricette, me ne servono un tir, un camion di lardo per tenerlo in frigo. Bolfo, grazie per la tre, per i tre mesi, 21 per mare, Martino. Oh, tutto. Adesso gli diamo un'abile smucinata. E lo... Guarda, giusto un po' di lardo. Praticamente una ciotola di lardo intera. Lo rimettiamo dentro. Ma come, di nuovo? E lo facciamo ripassare. Ah beh, vabbè, ci sta. Perché se lo fate passare due volte si amalgama. Si cremizza, scusate, non lo sapevo. Se avete le mani screpolate, sappiate che questa cosa vi fa benissimo. Vabbè, grazie. Andate in farmacia, ho le mani screpolate. Tenga un panetto di lardo, si tenga il lardo sulle mani, vedrà che è una meraviglia. Soluzioni per le mani screpolate da Giorgione. Ficcate le mani nel lardo e tenetele lì. Nivea cosa? Ma chi? Quale Nivea? Quale Evita? Il lardo è la vera crema contro le screpolature. E poi vi ricordo altro che con Prime che la bellezza. Sub è gratuita. Esatto, Giorgio. Molto, molto, molto bene. Adesso un attimo. Le patate... Le faremo grosse, perché? Perché il tempo in cui si cuoceranno deve essere simile a quello della coscia, se le fate troppo piccole. Però così a secco, asciutte, Giorgio, un po' d'olio ci vuole, eh. That's Mari, grazie per la sub, benvenuto per la male, palatino. Quindi a spicchiettoni. Perché le sto mettendo qua? Perché adesso gli diamo un'abile accunnita. Da che? Ma che, Giorgio? Non ho capito niente, scusami. Vabbè, un salsicchio. Pepe, cos'è? Elde, grazie per la sub, venuto a parlare, partito. Pepe, sale, spezie varie, fino a qui, va bene. Va bene, va bene. Jack, grazie per la sub, venuto a parlare, partito.
e ci rimettiamo. Tanto, c'è sempre il suo respiro. C'è sempre quello suo respiro. Ita, grazie per i tre. Mi trovo per il mattino. C'è sempre questo respiro incredibile che sembra una turbina eolica. E ci rimettiamo tutti quegli aromi che stanno anche dentro. E facciamo trovare pure fuori. Dio Ghini, grazie per la sub. Mi trovo per il mattino. Limoncino, un po' di scorza di limone. Se vi piace l'aglio, mettetelo anche nelle patate. Sì, se non mi dispiace. Vi piace, io lo metterò nell'arrosto, quindi... Beh, non dispiace. Diciamo che nelle patate io non ce lo metterò perché già si sta qui. A questo punto... Ecco! Piano! Sì, ma piano! Ma... Adri, grazie per i quattro. Mi è tornato tra le papere al patatino. Ma piano con l'olio! Ma quanto l'hai messo? Ma ma giusto un filo, eh? Un pepe. Ok. E un goccio di vino bianco. Va bene, tanto questo l'importante... Questo è un brichetto secco, ci sta benissimo. Tanto l'importante era l'olio, quindi... Si shakerà per bene, c'è così tanto olio che se fai così le patate ad attrito zero ti volano sul soffitto. E il lardo! Le patate! Prima mezza bottiglia d'olio, poi il lardo! Tonis, grazie per la sub, nutra normale patatino. Mi sembra ovvio, per condire le patate un litro d'olio e poi il lardo. Dai, dai, con sti grassi! Che profumo, ragazzi! Ah beh, quello indiscutibilmente! Che spettacolo! Ah, quello sì, in bolognese, che spettacolo! Molto, molto, molto bene! Adesso prendiamo questo bel coscio di agnello, che faremo d'arrosto, prendiamo le patate e le mettiamo qui. Va bene, fino a qui ok. Questo è un peccato lasciarlo lì, eh! Fate la scarpetta con l'agnello. Tutto. È un peccato lasciare lì un po' d'olio un po' distrutto. Prendete l'agnello e fate una scarpetta con tutto l'agnello. Facciamogli prendere un po' di profumo anche a lui, no? Eh beh, ci vuole. Ecco. Perché ecco sprecare. Qua. Hai ragione, scusa, perché buttare via? Là. Allarghiamo un po' qui, tutto intorno. Distruttino qui. Buonasera Andre, come sera, stai Badatino. Stasera? Bene, grazie. Volevo ringraziare Mauro 1972 per la sub regalata. Me la sono persa e non ho potuto ringraziare. Beh, sei qua, comunque dai, Andre, ti ho mandato un messaggio su Insta con un paio di video. Quando hai tempo puoi guardare. Ci guardo Palatino, sono stra incasinato, però cercherò di ricordarvi. Grazie mille per i gir. Avanti, grazie per i tre. Bentornato per Armate Palatino. Grazie per i tre mesi. Su Ansio, grazie per i tre, Panatino, intorno alle papere armate. Ancora un pochino un po' di olio, che lo vedo un po' asciuttarello, sì. Ma basta, olio! Ma quanto... Ma basta! Ma quanto olio ci stai mettendo? Ma l'hai messo mezzo litro prima! Ma quanto olio... E adesso, invece... Va bene. A lui gli facciamo... Un po' di sale. Vabbè, fino a qui va bene. Così. Molto, molto bene. Va bene, fino a qui il sale ci sta, ci sta. Lo pilottiamo? Buonasera a tutte le papere Ana tra cuore che cresce. Ciao Andre, faccina sorridente, come stai? Bene, Palatino. Cosa mi sono perso? Olio e burro, grazie per il cir. Olio e burro. A parte quello, per ora niente. Sempre il suo respiro. Un motore d'un Boeing. Prendiamo tre becche per tre buchi. Giustamente. Che cos'è questo respiro? E glielo schiaffiamo dentro. Va bene, fino a qui va bene. Per aromatizzare, d'accordo, qui ci sta, ci sta. Deve proprio entrare, eh? Lo dovete sentire che proprio si concede.
Ok, ragazzi, potete salvare quest'audio per fare dei video su TikTok. Devi proprio entrare, eh? Lo dovete sentire che proprio si concede. Ti piace il mio nuovo nome, Andre? Ottima scelta, grazie per il palatino. Ragazzi, volete usare quest'audio per TikTok? Oh, potete scrivere la prima volta con la ragazza, deve proprio entrare. Alla polpa. Non solo un pezzettino, non solo un pezzo, il prezzo, solo il pezzo iniziale, deve proprio inserirsi, sennò... E poi, molto molto bene. Un nulla di lubrificante Durex. Va bene. Ah, proprio tu, mica lo sta proprio, va bene. Ale. Si usa il lardo anche per lubrificare, ragazzi. Beh, scusate, eh. Il lardo è utile per tutto, aiuta le screpolature e si lubrifica. Poi, scusa, è tutto molto più saporito lì sotto con il lardo. Scusate, andiamo okay. Avanti. Perfetto. Oh, esatto! Oh. Ecco, avete presente un cono gelato? Sì, minchia. Ecco, mettiamo giusto... Sì, vabbè, ma scusami, ma... Qui sul coxale, che è la parte più scoperta. Sì, ho capito, ma c'è più lardo che agnello. Sì, ma c'è più lardo che agnello, scusa. Agnello se lo retroapponga quell'aglio messere. Grazie per il palatino. Oliter, grazie per il tramento, sì. Per il palatino. Bravo. Sì, vabbè, ma c'è più lardo che agnello, scusami. Hello there. E voilà. E giù, a faccia in giù. E poi la parte sopra. Un pochino sale ancora. E la parte sopra e sotto, besti cazzi. Qui ci mettiamo poco, perché... Sono appena entrato poco. E mi ritrovo in una lezione di educazione sessuale. Bene così. Il palatino. E beh, quello è utile. Ci vuole la parte che rimarrà più esposta. Ci vuole anche un po' lì sopra di lardo. Bisogna che qualcosa lo protegga. Il lardo l'hai appena messo, scusami. Ci potevamo esimere? Da cosa, scusami? Secondo voi? No. E quindi ci mettiamo. Ma che cosa, scusami? Non questo, Bensì. Sì, ma scusa, ma... Sì, ma scusa! Ma scusa, ma... Ma scusami! Allora, facciamo un attimo un riassunto. Facciamo un riassunto veloce. Allora, c'è una teglia che ha patate e lardo. Con sopra un agnello che ha lardo, lardo, sopra, sotto e guanciale. Ma poi la risata! Scusami la risata! Tre fettine. Ah, mica. Del nostro guanciolotto. Leggera sta ricetta, Philip, grazie per la sub, venuto la barbata, ma tiro. E il guanciale va sul lardo. Giustamente, ecco. Ci vuole. Ma no, vabbè. Blu, 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 ma no, blu, blu, blu. E soprattutto l'olio. Ma Dio santo, ma che cazzo, ma 12.000 calorie a morso, ma scusa, ma è una teglia di patate, lardo e olio con c'è un po' di carne in questo lardo. Grazie per il patatino, c'è una teglia di patate e
olio e lardo, con sopra un agnello con lardo, lardo, guanciale e olio. Ma quanto, ma quanto olio ci stai... Se ma la madonna, ciocio, ma scusa, ma... Bla 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 bla. Quello è vino, spero. Ok, vino, meno male. Allora, forno a 200 gradi per un quarto d'ora. Ma quello non si brucia neanche a morire, cioè... 160 gradi, un'oretta. Ci vediamo fra un'oretta e mezza circa. Io un forno intanto, eh. Il nostro bel cosciottino. Molto... molto bene. Allora, togliamo, perché queste a noi ci sono servite solo per preservare la ciccia. Quindi togliamo. Sì, non si è mai che si... Facciamo un pretesto. Voglio vedere com'è la patatina. Bella la patatina, vedete? Tutti i nutrizionisti del mondo si sono appena suicidati. Toccante fuori, morbida dentro. Questa è una... Potete usare anche questo come audio se volete. Un pretesto. Voglio vedere com'è la patatina. Bella la patatina, vedete? Croccante fuori, morbida dentro. Questo è... Potete usare anche questo come audio. Il prepararla in quella maniera come avete visto prima, me lo insegnò la tata del Tirolo. Perché molti che fanno, le fanno bollire prima le patate. Per carità. La patata farcita è buona. Un attimo, è stata dentro al forno, non vorrei provare quella famosa emozione da muzio. Com'è, Giorgio? Allora. Dica. Siccome questa è un po' pecorella, non è proprio l'agnelletto, la patata... ha assorbito il buono di quella parte della pecora. È speciale. Vediamo un po' che succede qui. Bella. Vabbè, cotta. Beh, è impossibile che vediamo si bruci, che perché c'era talmente tanto burro, olio e grasso che è impossibile che si sia bruciato. Madonna santa, Ciccione, che versi. Deliziosa. Sì, ma si è commosso. Proprio c'era della commozione nei suoi occhi. Il buono, sapete qual è? Che è magro. Sapete qual è il buono? Che è magro. Che potete mangiarlo a pranzo e a cena e non vi resterà assolutamente sullo stomaco. Che è cotto tenero, ma è rimasto bello umido. Non c'è seccato, siamo stati molto molto bravi. Sì, ma se lo sta finendo, madonna santa. Ecco, l'hai data, che già saporito di suo. Sera, Andre, come va? In tema, qual è il tuo piatto preferito? Non ce l'ho, il salato. Di rondine di mia nonna, per chi non sappia cosa sono, sono tipo delle girelle di pasta, formaggio, prosciutto cosparse di besciamella, poc sham gibested. Grazie per il cibatino, salato non ti so dire, dolce il tiramisù. Devo dire la verità. Però... quel fondo. Vedi il baffo giallo impregnato di lardo e olio. Guarda, io qui al Porta Pietà. Come non mangio tutto, patatina. Però, oh, ragazzi, tutto si può dire, però lui c'ha proprio la passione per sta roba, ed è giallo. Cioè, lui c'ha proprio la passione. Claudio, Idris, Giulia. Grazie. Mi avete fatto rinfare una cosetta che mi ha intrigato moltissimo. Quindi viva l'agnello al forno con le patate. Devo dire, oh ragazzi, comunque si può dire quel che si vuole, però lui c'ha proprio una passione lui per la cucina, Cioè, lui è fantastico, Cioè, lui proprio c'ha l'amore per la cucina, poi brava a cucinare, fa la pasta a mano, ma io al suo ristorante ci voglio andare, io alla sua trattoria un giorno ci vado, sicuramente. Mi verrà un mezzo infarto, però ci vado sicuramente. Buon appetito. Ci andrò sicuramente alla sua trattoria a mangiare, cioè, senza ombra di dubbio proprio. Adesso invece ci vediamo un po' di Jim Carrey...
ai tributi, agli Oscar, le cagate che dice Jim Carrey, che sono sottotitolate tra l'altro, quindi tranquilli, si capirà tutto. Good evening, ladies and gentlemen. I'm here tonight, as all of us are, to pay tribute to an American icon, an actor. Ah, qui era quello di Clint Eastwood. A filmmaker and truly one of my personal heroes, Mr. Clint Eastwood. Merda, Clint Eastwood, ragazzi. Ah, Clint Eastwood, ragazzi, merda, quanti film che ha fatto. Oh, tra l'altro lui c'ha più di 90 anni, eh. Cos'ha Clint Eastwood, 90 anni? E continua a fare film, raga. Cioè, Clint Eastwood c'ha un fisico della Madonna, eh. Cioè, è resistentissimo, ma si vede che comunque si è sempre tenuto bene, eh. Cioè, ragazzi, di Clint Eastwood c'ha 90 anni e continua a sparare dei film della Madonna, eh. Cioè, a 93, raga, a 93 anni continua a fare film. Ma chi cazzo, dove cazzo l'ho trovato un attore che ha 93 anni, 93 anni, continua a fare film, ragazzi? 93 anni! Cioè, questo va in giro per i cazzi suoi, a piedi tranquillo, e gira dei film. A 93 anni! Cioè, raga, ma ci rendiamo conto? 93 anni è un miracolo se sta in piedi. Questo gira dei film. Ancao, grazie per la sub, benvenuto tra le papere armate, palatino. I'm also here because the AFI is paying me $20,000,003. Che imbecille. Making me the highest paid megalomaniacal boy king in all of Babylon. Che imbecille. Don't get me wrong, Clint. I wanted to be here. But my quote is my quote. La mia quota è la mia quota. If I lower it for you, I have to do it for everybody. That's all. Not many people know this, but Clint Eastwood was one of my first supporters in the business. At the time, I was a struggling actor, and I was cast to play the part of a crazed drug fiend rock star named Johnny Squares in the Dirty Harry. È vero, tra l'altro, la prima apparizione di Jim Carrey fu in un film con Clint Eastwood. Non un film, una puntata dell'Ispettore Callahan. Se non sbaglio, la prima apparizione di Jim Carrey in generale nel mondo dello spettacolo fu in una puntata dell'Ispettore Callahan. Film The Deadpool. For the audience, sure, you can apply for that. Right. Che imbecille. For my audition, I was put on tape singing an Alice Cooper song. Alice Cooper. Ti do un cazzotto nei denti, te che hai fatto i sottotitoli. Alice Cooper. I went completely nuts, tearing up the office, doing contortions, spitting into the camera. Afterward. Jim Carrey era scemo, sì, dall'epoca. Durante l'audizione sono impazzito, distruggendo l'ufficio, facendo contorsioni e sputando alle telecamere. I wondered if I had gone too far. In those days, I still worried about that sort of thing. A quell'epoca ancora mi preoccupavo per queste cose. But when I finally met Clint, he just said to me, ma lo fa uguale, ma identico, ma scusa. Raga, ma identico lui. I love that tape. And I show it to all my friends. Ragazzi, Jim Carrey è troppo bravo. Lo fa uguale. Naturally, I was elated. I wanted to do the best possible job that I could do for this man. You know, the first day of shooting, I showed up with all these wild ideas. I said, I have a ton of ideas that I want to try out, Mr. Eastwood, if you know, don't mind. You know, I was expecting a little bit of resistance. But Clint just looked at me, then looked at the producer, David Valdez, and said, well, maybe we'll just turn the camera on and let him go. Jim Carrey è fantastico.
Ma quello è The Mask. Sì, è Jim Carrey. Provides for about 2 hours after that. Then with Clint. Guarda che anche Nicolas Cage ride. Help, we honed the final performance down to this little piece that I'd like to perform for you now. Hey man, I can handle it. Ma si può essere più deficienti? Ma si può essere più deficienti? Cioè, ragazzi, Jim Carrey è fantastico. Cioè, Jim Carrey è uno dei pochissimi attori che riesce a farti ridere senza essere scurrile, senza dire parolacce. Cioè, è una cosa... È troppo... Cioè, Jim Carrey è troppo bravo. Bibi, grazie per i 4, mi trovo per male, Palatino. Ragazzi, è Sventura, Scemo più scemo, The Mask, Una settimana da Dio. Ragazzi, si perdono i film chiamati Jim Carrey. Il Grinch, cioè. I was a tad overprepared that day. But that was only because I was working with a legend. Matteo, grazie per i 2, bentornato ormai, Matteo. Every guy in this audience, though, at one time or another, has lived vicariously through Clint Eastwood and his mythological characters. He's our equalizer. He's the one who could settle the score for us. The man that every man would love to be. When a bully was pursuing you and pushing you around in the schoolyard, you'd think to yourself, wow, there's just no justice. Then you'd see a Clint Eastwood movie, and you'd realize that that bully grows up to become the guy who gets his butt kicked by the man with no name. Effettivamente Clint Eastwood ha questo potere nei suoi film di farti viaggiare tantissimo con la fantasia, tipo coso lì, Gran Torino. Cioè, ma quant'è tamarra la scena quando lui arriva. Pou, grazie per aver giftato 5 sub, Panatino, grazie. Pou, grazie mille di cuore, Panatino, per queste e le altre 131 sub giftate, grazie mille di cuore. Quant'è tamarra la scena di Gran Torino quando ci sono i tipi che molestano la ragazza, lui scende dalla macchina, li guarda tutte quelle. Espressione. Avete presente che certe volte si incontra qualcuno che è meglio non fare incazzare? Ecco, allora, quello sono io. Cioè, la scena più tamarra della storia del cinema. Clint Eastwood, se vuole, Clint Eastwood riesce a essere molto più tamarro di Quentin Tarantino. E questo è tutto un dire. You know? It's our salvation. Non è che nei film di Quentin Tarantino diciamo che la metà del film sono inquadratura di morti sbudellati e l'altra metà è inquadratura di piedi femminili, quindi più o meno. I don't know if they meant this, it's just really a theory of mine, but I think the reason why he had no name is so that we could fill in our own. Bellissimo, vabbè, sì, i film di Quentin Tarantino sono sempre così, quindi voglio dire. Poi ce n'era un'altra che era la premiazione di Meryl Streep. Questa me la ricordo perché me la raccontarono, ma non l'ho mai vista. Andrea, grazie per i 4, bentrovato per Armando Valentino. Ragazzi, questo qui è una premiazione, tributo con della gente a Meryl Streep. Ladies and gentlemen, Jim Carrey. Ma per dire che ho paura di quello che sta per fare, perché mi ha detto che faceva il matto. Anche lei, bravissima attrice, anche lei come attrice è fantastica, ha fatto dei film stupendi. La qualità, però. Ladies and gentlemen, in the category of best actress ever. Di miglior attrice di sempre. The nominees are. E poi Meryl Streep è molto timida. Meryl Streep nella vita reale è una donna molto timida, molto riservata. Meryl Streep. Che imbecille. Meryl Streep. Oh, okay. And Meryl Streep. And the winner is, guess who? We just wrapped a film together. For you laymen watching out there, wrapped is an inside Hollywood term that means, what's next, man? Call yourself an agent. I'm dying here. Rotten on the vine, man. If you don't get me another job soon, Matt, I'll do something crazy, I swear. Imbecile. At first, I was a little nervous,
You know, I didn't know what she'd be like, but lucky for me, she was open and willing to learn. Che imbecille! Samuele, grazie per la sub, mi potrebbe far male, Fantino! Che imbecille! Che cretino che... Remember the time when you were in the middle of that scene and you were all over the place, hamming it up, eating the damn scenery, and I said, hey, Meryl, less is more. Well, you picked right up on it. I was so proud of you that day. Perché sta invertendo il ruolo? Idiota. A lot of actors started doing bad commercials. Remember Robert De Niro's? No, raga, ma è uguale! Ma come fa? Ma con Robert De Niro lì! Ma raga, ma è identico! Ma come cazzo fa? Ma è uguale, ma come fa? Now that's a spicy meatball. Or Bruce Dern? Bruce Where's Dern the beef? Non c'ho presente bene chi sia. Where is it? Give me the beef or I'll crack your head open. And of course my favorite, Jack Nicholson. Ma raga, ma scusa, ma... Can't believe I ate the whole thing. Sì, ma è troppo bravo. Riesce a fare le facce di tutti. Infatti lui lo chiamano faccia di gomma perché riesce a evitare. There is no bad film on this woman. Nothing. There are no flaws. That's what I want to know. Where are the flaws? You know, what are you, man? What are you? Shapeshifter? Body snatcher? Questa è una premiazione, io vi ricordo. Che è un deficiente. C'è anche Clint Eastwood. Seriously though, whether you're a friend, a colleague, or a... Cioè, è mattissimo lui. Oh yeah. Or just a person in a dark movie theater being moved by your many, many beautiful performances. I think we can all agree that no one has ever deserved this honor more. And I know how easily embarrassed you are, so... Quindi non voglio fartela troppo difficile perché so quanto ti imbarazzi facilmente. About compliments and things like that, this is going to be a very confronting night for you, so I don't want to lay it on too thick or anything like that. So I'll just say this. You're simply the best! Va bene, Jim, non voglio farla lunga perché so che ti imbarazzi facilmente. You're simply the best. Luigi, grazie per il tuo ventolo verbale, Martina. Tino. You're better than all the rest. Ma perché ho vinto? Come mi va? You're better than anyone. Maybe even him. Ma ero per te dire. Yeah, I'm talking to you. You're simply the best. Infatti, Jim quando ha fatto The Mask non ha avuto bisogno di effetti strani per le smorfie. Great with music. Lacrime di gioia. Sì, lo sapevo, grazie per il cibo. Got to have a celebration. Perché è scemo? Ma perché è scemo?
dentro, grazie per gli otto, bentornato really al mattino. And I feel so lucky, so really, really lucky to have been able to work with you in Lemony Snicket's. A series of unfortunate events. Opening nationwide, December 17th. Darn it! I didn't want to do that! Non si può essere come lui, è impossibile. Voglio essere come lui, non si può. Lui è venuto su con un padre che amava fare delle battute, è venuto su con un'infanzia scherzosa, si è sempre allenato a farle fare. Non si può essere Jim Carrey. Oh, I feel so cheap now. Just put the money on the table and get out. Get out! Really, Meryl? I'm gonna come over there, I don't care. Dove va? Dove va impazzito? Che carino! Sì, no, ragazzi, Jim Carrey non è imitabile, è come, cioè, non voglio far paragoni, però è come Fiorello, per dire, non è imitabile, cioè, Jim Carrey sin dall'infanzia si è allenato a fare lo scemo, cioè, faceva le facce, si allenava a fare le facce in casa, faceva le battute, cioè, Jim Carrey è il frutto di tante cose, non è imitabile, ne nasce uno ogni 100 anni come Jim Carrey, non si può imitare, è impossibile, cioè... Poi, sempre per restare in tema di stand-up comedian, ho visto questo qua e mi sono detto, perché no? Ricky Gervais che parla dell'Arca di Noè. 37,000 different species of spider. 37,000 different species of spider. I mean, millions and billions of individuals in each species. And that's just one class, arachnid, of one phylum, Arthropoda. There could be 5 million species of animal alive now on the earth. Best guess, okay? And that's 1% of all animal species that have ever existed. 99% of all animal species that ever existed are now extinct. And that remaining 1% is 5 million strong. Take one of those species, termites. If we were to weigh every termite lui è fantastico, bravissimo. Alive now, it would be 10 times the tonnage of every human being on earth. And it's statistics like that that make me think that this book isn't totally accurate. Imbecille. It's the Book of Noah, the children's edition. I actually got this awarded to me when I used to go to Sunday school every week. I believed in all this till I was 8. Fino a quando ho compiuto 8 anni. St. Agnes Sunday School, presented to Ricky Gervais, R-I-K-K-I, like a fucking mongoose, right? For regular attendance, not even for being good at anything, just for turning up, right? Solo per essermi fatto vedere. He's always here. Give him a prize. He'll be back. Thank you. Thank you. Let's have a look at the evidence. Long, long ago, when God first made the earth... I'll let both those points go. We haven't got time. Tanto, tanto tempo fa, quando Dio creò la terra... Lasciamo correre questa affermazione, non abbiamo tempo. Sempre all'inizio di una favola. C'era una volta. Right. Long, long ago, by the way, according to the Bible, is 5,000 years. According to the Old Testament, the earth is no older than 5,000 years old, okay? It's actually 4.6 billion years old. Let's pop that in. Pop that. Immaginate la Bibbia rifatta così. 4.6 miliardi di anni fa. 6 billion years ago, when God first made the earth and sky... All right, don't big it up. It's like... It comes as a package, really, doesn't it? I mean... Do you know what I mean? The sky was never an optional extra. Ha creato la Terra, ma senza atmosfera! C'era la gente giù, non respiro! Dio, l'atmosfera terrestre! It's like
made you a planet. I can't breathe. Would you like an atmosphere? Of course I fucking would. So... well done, but... everything was peaceful. Everything beautiful. God made human beings too. And he wanted them to be good like himself. Arrogant. Right. But very soon they wanted their own way. They would not listen to God. They became wicked and did wicked things. Look at them doing wicked things there. You don't get much more wicked than that, do you? Fuck off. Oh, fuck off, wicked. Grazie per il seotto, bentornato tra le papere armate. Brutto cattivo, ti ho preso il naso, vaffanculo. Rui, fuck off, wicked. Rui, ah. God just looking on. Oh, carry on, see what happens, see what happens. Oh, see what happens. Questa è la perfetta immagine del signore che guarda gli umani che si prendono il naso. Oh, bravi, bravi, no, complimenti, bravi. Io vi do un pianeta e voi vi afferrate i nasi, no, complimenti, bravi. Andrea, grazie per la sub, benvenuto a Barbale, Valentino. Bloke there running off with a big bag of money. Il collo spezzato, tra l'altro. In a bank, you cunt. Right. Non metterli in banca, coglione. God looked at them and said to himself, they are so wicked... I will have to wipe them off the face of the earth. Really? Really? Straight to genocide. Direttamente il genocidio. What happened to one verbal and two written warnings? Straight to the annihilation of the entire human race because a fatty yellow trousers picked someone's nose. Really? Anger management, Matt, just... Gestione della rabbia. Calm the fuck down. Let's talk about this. Wow. I read that to Carl Pilkington, right? Who is, yes. Yes. Sto morendo. Head like a fucking orange, I know, yeah. Sto morendo, aiuto. And I read that bit to him. They are so wicked, I have to wipe my face the earth. And Carl said, he sounds gay. No, come no, Rick, io capisco tutto, capisco l'umorismo, però adesso dire che Dio è omosessuale, Rick, aspetta, qui siamo su Twitch, vai più piano. I said, what do you mean? He went, some gays are a bit like that. He thought God was like having a hissy fit, like he's going... They treat me like a bastard. I'm going to treat them like a bastard. I'm going to show them. I'm going to wipe them out. I said, Carl, God is not gay, okay? Read the Bible. He hates them. Questa è stata sottile, ma molto... Questa è stata sottile, ma molto... Rick è sempre stato cattivissimo con le battute. Rick è sempre stato cattivissimo con le battute. Però Rick quando faceva le battute faceva veramente ridere. Cioè, queste sono le battute. È sottilissima, però molto cattiva. Ma Rick è sempre stato così. They are so wicked, I will have to wipe them off the face of the earth. And every living thing with them. What's the squid ever done? Cosa ti ha mai fatto il calamaro? E ogni essere vivente, ma perché? Randolph has gone mad. What? But he's not gay. God is not gay. But there was one man who was still very good. His name was Noah. He was a friend of God. Just a friend, so don't know. Oh, Rick, ti prego. Solo amici, erano solo amici, Rick. Just a friend. A friend with
big hooped earrings. Rouge. What's he doing? He lives in a cave. What's he doing with this? What? Oh, what are you doing? Seeing God. Hello there. Tommy, grazie per i 9, bentornato per Matematino. Che imbecille. Cosa fai? Mi vedo con Dio. You never know. Handlebar moustache. Holding God's hand. Who's wearing a blouse? God is not gay. God said to Noah. Ma che ride anche lui, l'imbecille. I am so angry with men. Tanto mi piace che gli uomini, non le donne, quindi... You mean men and women? Esatto. Whatever. Intendi uomini e donne? Sì, certo. I am so angry with men that I have made my mind up to destroy them all. I have stretched my bow in the sky. It is a rainbow. That's got to be the world's first pun, hasn't it? La situazione sta leggermente degenerando. Ho tirato il mio arco in cielo che è un arcobaleno. La situazione sta degenerando. Io lo dico. Se continui così diventa indifendibile la posizione del Signore. It will make so much rain pour down on earth that everything will be drowned, but not you. I want you to build an ark. It must be like a big boat with three decks and a roof over it. Yeah, I know how to build a boat, mate. Which is... And you will make a door in the side of it. Do you think I'm a complete idiot? I know. Noah did exactly what God told him. And then God said to Noah, now, okay. Now, this is aimed at children, admittedly, but it's taken from the Old Testament story in the Bible. But I don't think the author of this book is a zoologist. As we've said, there could be 5 million species of animal. I don't think he knows them all the way he backs out very quickly in this next sentence. Lupa, grazie per i 2, bentornato per Martina. I want you to take 2 of every kind of animal with you into the ark. 2 lions, 2 tigers, 2 elephants, and so on. Devi portare 2 animali di ogni specie, leoni, tigri, elefanti, eccetera, eccetera. What? I've got lions, tigers, elephants, so on. On you go. Look after them well and keep them alive. And Noah did what God said. Now I wanted to study that scenario. Okay, so God is angry with mankind. He's fed up with them, they're wicked, right? He's going to wipe them out and just start again with Noah and his wife. He's angry with the animals too, for some reason. So he's going to start again with just 2 of each species. He calls a flood, they build an ark. Noah goes, right, 2 of each species, 2, just 2, right, quick, first 2. Ooh, there's a stampede. 2 elephants, 2 toucans, just walking. It's no rush. Just strolling, baby. I think this one is a bit more concerned than this one. This one's probably going, should we fly? No. No. I could do this all night.
No? Che coglione, che idiota Ricky Gervais. Nah. Io l'ho mica, grazie per la sure. Samba, inutile la barba del bambino. Yeah. I mean, we've got wings. We've got feet as well. Why don't you want to push in? That elephant's looking at me funny. Quell'elefante mi guarda in modo strano. Yeah, I fucking am. If you try and push in, I'm gonna stamp on you. You big nose. Andrea, io ti voglio bene, ma se porti Ricky Gervais ti amo. Lui è il migliore. Sì, lui fa fantastico. Grazie per il cifratino. Hold on, who are you calling big nose? What do you mean? No, I just. Pot calling kettle black. What the fuck does that mean? What does pot? Well, you know, if a pot's black, I'll forget it. I can't forget it. I'm a fucking elephant. Che cretino! Ma si fa tutte le scene da solo. Oh, two camels, two lions, two ostriches, two leopards, two tigers, two zebra. Ah, here's the crux of my point. Eleonora, grazie per i sette, mi è tornato la barba al mattino. The giraffes, they got their first longer legs, okay? Non fa una piega. 5 million more species to get on there. So two of it, so two animals on the ark at the moment, 10 million more animals to go. 10 million more of those, okay? 10 million, okay? As far as 10 million of them to get on there, just two on there at the moment. Look how much room they're already taking up. Due giraffe hanno già occupato metà dell'arca. It's at a third capacity. What's it going to be like on there when these two fat cunts get on? Then God bent the bow of his anger and the rain came flooding down, covering the earth with water. It rained for 40 days and nights. The flood water rose higher and higher until it covered the tops of the highest Zangrot, mountains. Grazie per i due. Every living thing was drowned, except Noah and the animals in the ark. And the fish. In effetti. They were fine, weren't they? They were fine. They were loving it. They were better off. In fact, all the sea creatures. I mean, mountains underwater, their domain had increased like tenfold. Also, it's so much more interesting. You've got crabs going, I'm on a fucking mountain. I never want this flood to. I've never been up here before. I think of that when you see on the news, like if there's a little village in Gloucester flooded or something. And it's really sad. You see people, they've lost their homes and they're in dinghies and they're carrying their pets. And you see a little row of antique shops completely underwater. And I think of a fish just looking in the window of that antique shop for the first time. So that's a chaise longue. For 150 days, the earth was covered with water. Then Noah opened the window of the ark and looked out. The water seemed to be going down, but how could he be sure? Well, ask God, you've been chatting to him all the way through. Why are we... Chiedilo a Dio, hai chiacchierato con lui fino adesso? Come faceva a sapere che la terra, l'acqua si era ritirata? Ma scusa, chiedilo a Dio, ci hai chiacchierato fino adesso? Why are we getting cryptic all of a sudden? He sent a raven out, but it soon came flying back. It could find nowhere to settle. Noah waited another week, and he sent out a dove. Why did the raven lose his job? But the dove came back too. See, the raven wasn't bullshitting. This is... There was still no dry land anywhere. But one day, the dove flew out, and... Why did the dove get a second go and not the raven? Racist.
But one day the dove flew out and brought back a green olive branch, and Noah knew that God was no longer angry. Then God told Noah to let the animals out of the ark. They must once more fill the earth with living things. The first thing Noah did was to build an altar. He offered a sacrifice to God to thank him for saving them. And Noah said, I will make a pact of friendship with you. I will never again send a flood to destroy the earth. The rainbow, which I put in the sky, will no longer be a sign of my anger, but a sign of peace. It will be a sign of my friendship with men. That is. Sergente, grazie per il sentimento. They took it literally. It will be a sign of my friendship with men, which begins today, and which my son Jesus will one day prove by shedding his blood for men. Who? You'll see. There wasn't a teaser campaign in the Old Testament. Coming soon, the sequel.